Il traguardo della verità, pieno di ostacoli e falsità, ma alla fine raggiunto. Alex Watzer non era ricaduto nel suo peccato, non si era dopato una seconda volta, spezzando quel cammino di retenzione intrapreso con Alessandro Donati, il suo tecnico. L'indagine giudiziaria è stata per noi ossigeno da respirare, perché fino a quel momento eravamo vittime dello strapotere da parte di questi organismi internazionali sportivi. Non avevamo in mano neanche le prove per difenderci, avevano in mano tutto quanto loro e le producevano quando gli faceva comodo. Per un sacco di tempo la IAF ha cercato di non consegnare le urine, e poi quando a Colonia, invece di consegnare l'urina del campione B, hanno provato a dare al perito del giudice una fialetta di plastica. Lui si è rifiutato di prenderla, cioè in altre parole hanno tentato di dare un falso campione B. La sentenza che accerta la manipolazione ai danni dell'atleta ha messo fine ad un calvario. Questi organismi internazionali sportivi che hanno sede Monte Carlo, Losanna, eccetera, eccetera, questi praticamente non rispettano queste sentenze. Quindi potrebbero anche non tenerne conto, ignorarla del tutto, come è nel loro costume. E quindi diventa una questione politica, perché evidentemente bisogna rivolgersi a livelli superiori che abbiano più consapevolezza anche del rispetto delle leggi dei vari paesi e quindi vedere di trovare una soluzione.